Ciao di Gugge, ben ritornati dal vostro Andralink, ma tu non so io che Watch 2. Allora, c'è un rumore strano a primo piano. Dunque, aspetta, fa vedere. Non posso salvare. Quindi questo vuol dire o che dobbiamo affrontare un boss. Ma a primo piano? Un boss grande come quello all'ultimo penso sia più da affrontare. E poi pensavo, noi qui dobbiamo affrontare tutt'ossa, perché l'abbiamo visto anche prima, negli scorsi episodi. Dunque, questo rumore l'ho sentito da qualche altra parte. Aspetta, non potrebbe essere? Non è possibile. Cosa? Potrebbe essere... una capsula gigante! Allora sì! Allora, contro tutt'ossa! Però, se in questo gioco c'è tutt'ossa... in Polpanime, cosa c'è? Quella era una capsula gigante, vero? Pare di sì. Una simile stranezza può significare una cosa sola. Dobbiamo raggiungere il primo piano e scoprire la causa di tutto questo. Dunque, non dovrebbero esserci altre capsule giganti. Madonni! Facciamo così, apriamo questa per... non... ah, due di fila addirittura ce ne stanno qua. Mi ha colpito? Come? Oh no, siamo in trap! Ah! Non mi dica che mi butta fuori. Sì. Mi butta fuori. Tutto a posto, Andrea, che botta, mi gira la testa. Se la spara ci colpisce, veniamo intrappolati a spiriti fuori dalla scuola, dobbiamo evitarle. Corri in una classe se c'è bisogno. È quello. Da qui non si può entrare? La porta è bloccata da una forza misteriosa. Ho voluto comunque sia provare. Davvero c'è questo casino? Ma scusa, dobbiamo raggiungere il primo piano, no? Mio Dio! Di quanto l'ho evitata? Questo non è Demanone. O meglio, gli assomiglia. Favorio e Pupo Mimmo? Com'è che si chiama? Ah, è morto, niente. Questo si sente speciale. Mio Dio! Ok. Si sente speciale, buon per lui. Mo suda, cioè... Sto favorio è un po' particolare. Ad ogni modo... ok, aumentiamo di livello. Molto bene. Ma... fuffa, vorrei riuscire ad arrivare al primo piano senza problemi. Stemma semplice. Ok, ok, ho capito. Cioè, le palle sono finite? Ah, arrivavano così, dal nulla, si formavano. Di nuovo quel suono! Il suono sembra provenire da ancora più in alto. Andiamo a piano di sopra, Andrea. Non c'era bisogno che tu me lo dicessi. Lo sapevo che il suono sarebbe venuto dal piano di sopra. Mamma mia. So che è tutt'ossa perché comunque sia... no, ma dai! Ma non è possibile! No! Ah! Ok. Quanto ci vuole ad arrivare? Ma corro subito in questa classe e mi riparo. Nel caso serve. Ok, devo fare per forza così. Devo nascondermi nelle classi man mano che vado avanti. Ah! Ah, la porta è chiusa a chiave! Se vuoi uscire devi prendere il colpevole. Capito? Quello del mezzo lo lascio fare a te.
Eccolo. È facile, non è che sia di qualche difficoltà immane. Però per fare prima, Jibainan, li lascio a te, lascio, eh. Bene, facile. Ah, ok. Quindi questo dovrebbe essere. Sì. E hai indovinato. Ho appena sentito un click. Sembra che la porta sia aperta ora. Bene. Ma se andassi nel bagno? Cioè, eccoci. Devo fare una cacata, sapete com'è? Un po' di paura, mi sto cagando in mano. Ma se sa, se già siamo a questo boss. Ah, ok, non dobbiamo entrare nel bagno delle ragazze. No, no. Sopra di noi c'è solo il tetto, il suono viene dal tetto. Al tetto, Andrea! Ah, devo andare di qua. Sì, ma che strada devo fare per arrivare di là che non mi ricordo più? Che debba continuare a nascondermi man mano che arrivano le palle? Non sembra, ma io per sicurezza ci vado. E intanto affronto anche gli yokai perché porca. Ah, vedi che arrivano allora, porca miseria. Allora, io secondo me sono molto sottolevellato in questo gioco, eh. Secondo me sono molto sottolevellato. Quindi devo andare di qua perché di là non c'era una strada, la strada era chiusa. Ok. Devo ovviamente sempre continuare a nascondermi tra le classi. Ah, e dai però. Di nuovo quella cosa del mimo? No. Ora ci sono gli impass, come si chiama? Gli yokai nel mezzo, ok? Ma cos'è questo? No, no, come si chiama? Nervima, cioè vabbè, dai, è uguale. Oh, Nervima ci si vuole unire. Va benissimo. Bene. Nervimacio! Sì, avranno lasciato la stessa skin di default dell'altra volta. Cioè skin, la stessa voce. Allora, dovrebbe essere quello giusto, quello che ho preso. E hai indovinato. E vabbè, insomma, era piuttosto semplice. Dunque, vediamo cosa c'è in questo scrigno. Stemma carino. In che modo mi aiuta nella mia impresa? Intanto ricarico i miei yokai che sto un po'. Sono un po' bassi. Entro di qua. Cerco di affrontare un po' tutti, almeno mi alleno. Anche se credo che mi faccia salvare prima di arrivare al boss. Prima di combatterci almeno. Non dico proprio prima di arrivarci, prima di combatterci. Ok. Ok, ora posso andare. Oh no, dai, 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 cacchio però! Ok, ora possiamo andare sopra al tetto.
Ed infatti c'è Fiammocchio. Fiammocchio, sì. Diario, ok. Salvo, non si sa mai nel caso. Andiamo. Non vedo niente di strano qua su, ma ero così sicuro che suono che sentivamo se venisse da qui. Oh mio Dio. Ehi. Quanto grosse. No! Ehi! Whisper! Oh no, che sta succedendo, Andrea? Quanto è bello. Tuttosto vuole combattere. Ok. I yokai più grossi e cattivi sono meglio conosciuti come mostri yokai. Non ci puoi fare amicizia e alcuni hanno diversi punti su cui usare lo spillo. Altri hanno solamente uno o due punti su cui usarlo. Cerca attentamente dove puntare lo spillo. Usa sempre una strategia. Vabbè, lui sul cuore, è ovvio. Iniziamo subito, va. Oh mio Dio! Ah! Oh! Non è possibile! Ah, però t'ho preso, eh! Al cuore! Devo purificarli tutti quanti, ragazzi! Oddio! Vai! Quella bomba no! Ah, si è fatto male da solo, che fortuna! Balzo penoso, fai effetto, hai effetto? Grande, hai avuto effetto! Perfetto! Come sono esaltato, come sono esaltato! Dai, puliciti! E vai, intanto recupero anche PS. Punto debole dov'è? Dai, 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 perfetto, Shibanyan è purificato. Andiamo con subito con Sudon Sudon. Non ho capito. Non ho capito. Ho già vinto. Non è vero. Quel sacco da stagnone è stato un problema per noi. Credo mi aspetti una bella barretta di cioccolato adesso, Andrea? Come corre? Che problema c'è, Andrea? È che pensavo. Mi sembra di aver dimenticato qualcosa di importante. Se te ne sei dimenticato, probabilmente non era importante. Sì, hai ragione, andiamo a casa. Miau, sbrigati, mi farei perdere le vicina. Armiaonia. Che? Sbrigati, mi farei perdere le vicina Armiaonia in TV. Vicine Armiaonia? Sì, vabbè. Era ovvio che si fosse dimenticato di Whisper. Oh, ma tutto è così semplice. Ehi, ehi, il vostro importantissimo valetto yokai, non lasciatemi, aspettate. Whisper, sei stato intrappolato in una capsula per anni. Quindi un giorno in più, un giorno in meno. Oh cielo, non posso ancora credere a cosa mi hai fatto ieri. Vorrei tanto tu la smettessi di dimenticarti di me. Scusa. Oh, mi sono appena ricordato, Andrea. Ho una nuova app, si chiama Yokai Watch Blasters. Oh, yeah! Yokai Watch Blasters? Sì, è un'app estremamente popolare tra gli yokai al momento. Che tipo di app è? Praticamente ti permette di accedere al terrore onirico ogni volta che vuoi. Il terrore onirico? Sì, e puoi combattere gli oni quante volte vuoi. Come? Assolutamente no, perché dovrei? Al contrario del normale terrore onirico, solo gli yokai vi possono accedere. Voglio provarlo. Yokai come Shibanyan non partecipano al terrore onirico, ma in questo sì.
Con questa app possono provare a combattere durante il terrore onirico. Beh, se non devo essere io ad andarci, immagino vada bene. A quanto pare questa app ha anche una modalità comunicazione locale. Possono giocare fino a 4 persone insieme, che bello! Ok, la trovo nel pad, magari la provo. Magari no. Ok, questa è fatta. Oh, perfetto! E quindi posso concludere qui l'episodio, Cucci. Vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo, non so cosa mi aspetti, ma lo scopriremo. Non voglio andare avanti, quindi non voglio vedere nulla. Lo scoprirò nel prossimo episodio insieme a voi. Quindi io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Spero vi sia piaciuto, perché sinceramente a me è piaciuto molto. Mi sono un po' perso per la scuola, ma poi taglierò tutto quanto con l'editing. Oh cielo. Quindi io ricordo che in descrizione ci sono link per la pagina Facebook e Twitter. E ancora, se nel caso non vi foste iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye.